Bella ragazzuoli. Bella a tutti ragazzi, noi siamo gli 27i, io sono Ivan ed eccoci oggi ragazzi in un nuovo video veramente molto ma molto speciale. Intanto cambio subito postazione, ok. Come vedete ragazzi, nuova postazione, tutto molto più figo. Oggi ragazzi andremo a fare il riepilogo di questo terzo anno che abbiamo passato su YouTube. Sono veramente molto contento. Scusate se ogni tanto guardo un po' su, un po' giù. Questo perché sto utilizzando la cam che uso di solito in streaming per registrare questo video. Tra l'altro oggi sono anche con la maglietta degli 27i. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché ci manca veramente pochissimo per il primo K. E soprattutto ragazzi lasciate un bellissimo like e se volete commentate con il video che vi è piaciuto di più quest'anno, come ad esempio, non lo so, live streaming di Death Stranding, di Days Gone, comunque avete capito. Mi raccomando commentate se volete, mi farà molto piacere vedere qual è stato il vostro video preferito quest'anno. Ma prendo in mano il telefono, io direi di iniziare a fare questo riepilogo di questo anno veramente bomba, veramente un anno fantastico. È stato un anno veramente molto pieno di emozioni per me, soprattutto dai tutti i cambiamenti che ho fatto sia sul canale sia, come vedete, comunque in generale la postazione che è cambiata, tutto cambiato. Sono veramente molto contento di riuscire a mandare avanti questa mia passione e soprattutto a investirci sia del denaro sia del tempo. E mi sto accorgendo che più stiamo andando avanti negli anni e più la situazione sta facendo sempre più figa, veramente tante esperienze che non mi aspettavo di fare e che sono veramente molto felice soprattutto di fare. Comunque ragazzi, pugniamo il telefono, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito i momenti migliori di quest'anno. Ovviamente se vi ricordate l'abbiamo fatto anche l'anno scorso. Infatti adesso ragazzi vedete la schermata del mio telefono, andiamo subito in giù fino allo speciale di 2 anni, che mi raccomando ragazzi passatevelo a vedere, veramente un video molto molto figo. Infatti abbiamo fatto il riepilogo del secondo anno. Ovviamente ragazzi sono un po' in ritardo perché lo sto registrando adesso l'11 dicembre, non so precisamente quando uscirà, però il canale lo abbiamo aperto precisamente 3 anni fa, il primo dicembre. Abbiamo fatto la nostra prima presentazione il primo dicembre, come ho detto prima, del nostro canale, e dopo il 5 dicembre è uscito il primo video. Infatti non sono 3 anni precisi, è già passato poco più di 3 anni, sono un po' in ritardo, scusatemi, però l'importante è che siamo qua a fare questo fantastico speciale. Ed ecco ragazzi, subito dopo il video dei 2 anni abbiamo fatto lo speciale di Natale, una mini canzone che ho fatto con Manu, veramente molto molto simpatica, molto divertente, molto trash e cazzeggio, una cosa che adoro molto fare, quel tipo di cazzeggiare, portare questi tipi di contenuti sul mio canale. Anche quest'anno ragazzi uscirà un video natalizio, quindi mi raccomando non perdetevelo, iscrizione, like e rozzolo e condivisione con i vostri amici. Infatti questo video, questo speciale di Natale, ci ha fatto un bel po' di visualizzazioni. E qua ragazzi subito partiamo con il primo video bomba, un video con Kokeshi. Abbiamo incontrato Kokeshi in un bar di svapo qua nella mia città, ci abbiamo parlato, abbiamo fatto questo video, è stato veramente molto molto figo. Infatti tutto questo è successo prima che si metteva insieme a Rovazzi e dovevamo rincontrarci per fare un altro video, però purtroppo, come sapete, buon per lei, ma si è messa insieme a Rovazzi e da là in poi tantissimi youtuber ho notato che hanno perso i contatti con lei, quindi figuriamoci se ci caga a noi. Infatti quel video è stato veramente molto epico, anche quello è andato molto bene, sono veramente contento. E subito dopo troviamo un nuovo inizio, i gameplay sono morti. Qua ragazzi volevamo fare un cambiamento molto drastico al canale, avevo notato che i gameplay sul canale iniziavano a scarseggiare di visualizzazioni e altri tipo di video aumentavano le visualizzazioni. Per questo ho detto basta i gameplay, ho smesso di portare tutto, soprattutto perché durante quel periodo, quindi a gennaio dovrebbe essere, Black Ops 4 stava scendendo drasticamente, se vi ricordate, quindi non sapevo cosa portarvi, in più l'unica cosa che portavo andavano pure male, ci perdevo del tempo, quindi ho detto vabbè lasciamo stare e quindi ho mollato tutto, ho fatto questo video. E infatti in questo video vi avevo spiegato come mai non volevo più portare i gameplay sul canale, anzi avrei solamente portato delle live. Qua dopo vediamo subito il nostro speciale 500 iscritti,
una piccola roulette russa challenge, se vi ricordate quella bella vecchia. Ho voluto riportarvela siccome mi ricordo che vi era piaciuta veramente tantissimo. Non ha fatto quel boom come aveva fatto nel primo episodio, però comunque ci ha fatto delle buone visualizzazioni. Poi ragazzi, abbiamo portato la nostra prima live streaming, cioè non la nostra prima live, ma il nostro primo walkthrough live. Abbiamo finito Metro Exodus, infatti ci sono ben 3 episodi, è andato veramente una bomba come primo walkthrough e soprattutto l'episodio finale ci ha fatto tantissime visualizzazioni. Ero veramente molto contento. Da là in poi ho deciso che i giochi che mi interessavano di più li avrei portati in live streaming con voi, quindi dei piccoli walkthrough che dopo infatti vedrete. Dopo ragazzi abbiamo la presentazione, questa nuova presentazione che abbiamo fatto, veramente un video molto divertente, mi sono divertito tantissimo sia a registrarlo sia a rivederlo. Veramente tanta roba, non ho nient'altro da dire siccome è una presentazione, quindi ragazzi vi ricordo di passarla a vedere perché è veramente una presentazione bomba. Abbiamo cambiato totalmente dopo 2 anni che avevamo la nostra vecchia presentazione. Poi ragazzi qua già un altro video, mamma mia, un altro video alcolico, le nostre ubriacate. Se vi ricordate abbiamo fatto il primo video un bel po' di tempo fa, veramente è stato un video divertentissimo, quindi abbiamo deciso di rifarlo e abbiamo fatto il beer pong estremo in cui infatti Peach ha vomitato, come leggete dal titolo. Infatti è finito veramente malissimo, comunque è stato un video molto divertente, mi sa un po' meno per Peach, però comunque è stato un video veramente bomba. E qua ragazzi partiamo subito con un altro walkthrough, penso che questo sia il mio walkthrough andato meglio sul canale. Infatti abbiamo ben 6 episodi, compreso vabbè il finale segreto, 7, facciamo 7. E questo walkthrough ragazzi è andato veramente, veramente da Dio. Eravamo cresciuti veramente tantissimo in quel periodo, abbiamo fatto tantissime visualizzazioni come state vedendo qua sotto, e quindi è diventato il walkthrough più visto sul mio canale. Ero veramente molto felice perché dopo quello di Metro che era andato benissimo, ho fatto Days Gone e mi è andato ancora meglio, quindi veramente molto contento, infatti vi ringrazio davvero tantissimo. Poi mi ha fatto altri 2 episodini così che tra poco penso che li metterò privati, siccome erano solo così per cazzeggiare e parlare mentre platinavo Days Gone. Sono comunque andati bene. Sto gioco veramente ragazzi è stato qualcosa di fantastico, vi ringrazio davvero tantissimo. Subito dopo ragazzi qua è tornato il nostro primo video gameplay, più che altro è un estratto live perché abbiamo fatto una live dove abbiamo conosciuto questo nostro iscritto che saluto adesso, Taniele, bella Taniele, che dopo vi spiegherò meglio, però adesso questo iscritto è nel nostro clan. Infatti questo ragazzo è stato gentilissimo quando l'abbiamo conosciuto, seguiva le live di Fortnite che facevamo con i nostri iscritti, partecipava e soprattutto ragazzi ci ha donato 20 euro di crediti su Fortnite di V-Buck e ci ha proposto di fare questo torneo privato tra noi i 27i, e chi vinceva questo torneo si aggiudicava un premio del valore di 20 euro, cioè 2000 V-Buck se mi ricordo bene, adesso non mi ricordo di preciso. Poi ragazzi c'è stato un video challenge su My Name is Mayo, sempre consigliato dal mitico Taniele, che ci ha consigliato di fare questa challenge per chi riusciva a premere 10.000 volte X. Quindi ragazzi immaginate il nostro dito come è partito continuando a premere X, e chi lo faceva più lentamente, quindi chi premeva X più lentamente, si doveva subire la penitenza. Abbiamo fatto, questo video è stato registrato tra me, Manu e Appo, e la penitenza era mangiare una banana con la maionese. Anche questo video ragazzi mi sono divertito veramente tantissimo a registrarlo, è stato veramente un video stupendo, veramente esilarante. Dopo ragazzi abbiamo la nostra prima All You Can Eat Challenge, dove siamo andati a Roadhouse e con 10 euro abbiamo fatto l'All You Can Eat di costolette. È stato pure questo un video molto molto bello da registrare e ci siamo abbuffati come dei maiali di costolette. Poi c'è stata la nostra challenge di football, anche questa veramente raga. Questo periodo estivo che abbiamo registrato questi video è stato veramente fantastico perché abbiamo fatto tantissime challenge e sono state tutte veramente molto divertenti e molto fighe da registrare, e ovviamente anche questo video vi consiglio di passarlo a vedere. Poi ragazzi avevo fatto qua, c'è stato un piccolo periodo in cui avevo portato un walkthrough di Judgment, un gioco che comunque era poco noto, e in più ragazzi facevo un caldo veramente assurdo, e in più non avendo il condizionatore tipo stavo morendo e il walkthrough si sentiva male l'audio, ho avuto dei problemi di audio, quindi
alla fine ho deciso di eliminare questo Voltru e infatti ci ho fatto il video in cui vi spiegavo per quale motivo ho eliminato quel Voltru. Poi ragazzi abbiamo fatto un piccolo tutorial io Appo su un easter egg delle canzone segreta del DLC 3 di Black Ops 4, siccome non c'era veramente niente da fare in quel periodo, allora ho deciso di prendere Black Ops 4, il nuovo DLC che era appena uscito, ho scoperto un easter egg per sbaglio e quindi ve l'ho portato subito. Poi ragazzi abbiamo il mio primo vlog in prima persona in Croazia, in cui abbiamo fatto una piccola All You Can Eat Edition. Ovviamente c'ero solamente io con i miei parenti che siamo andati in Croazia. Poi All You Can Eat al sushi, dove io e Appo abbiamo mangiucchiato tutto al sushi. È inutile dire che a me ad Appo il sushi piace veramente tanto, quindi abbiamo deciso di registrare questo video. Io mi sono divertito veramente tantissimo, soprattutto mi sono divertito a mangiare. E subito dopo abbiamo come vince una PS4 gratis. Questo qua è stato il primo contest che ho registrato sul canale. Ho visto che si sono iscritte tantissime persone. Tra l'altro dopo qualche giorno ci ho portato anche la lista dei vincitori. Infatti alcuni vincitori si sono più fatti sentire, altri si sono fatti sentire e qui infatti ho spedito tutti i premi. Per il resto alcune persone mi hanno dopo scritto del tipo: Ivan, ma il contest? Dov'è il video risposta al contest? Bla bla bla. E ragazzi, a tutte le persone che stanno ancora cercando quel video, ragazzi, l'ho eliminato perché le persone che mi dovevano contattare mi hanno contattato. Mentre il resto di persone che non mi hanno più contattato, ho notato che non mi stanno neanche più seguendo su YouTube. Quindi subito dopo, ragazzi, abbiamo un nuovo Voltru su Man of Medan, un gioco co-op veramente bellissimo, horror ovviamente, che abbiamo finito in una live sola io e Appo. È stato veramente qualcosa di fighissimo anche quello, un horror veramente fantastico. Io vi consiglio di passarlo a vedere perché ci sono veramente tantissimi jumpscare e io Appo mando gli horror, quindi amiamo pigliare i jumpscare, cioè siamo dei piccoli masochisti. Subito dopo abbiamo ben due video sul nuovo Call of Duty Modern Warfare, in cui infatti abbiamo giocato all'alfa e alla beta, sì, a entrambe. E subito dopo i due video su Modern Warfare, sulla beta e l'alfa, abbiamo portato il nostro primo unboxing Funko. Infatti abbiamo acquistato ben due mystery box a testa, cioè due io e due Appo, e le abbiamo unboxate insieme a voi. Là veramente ragazzi si sono divertiti tantissimo ad unboxare quelle mystery box. Infatti vi consiglio di passare a vedere quel video. E in più ragazzi, se andate a vedere quel video, in descrizione trovate un codice sconto in cui potete comprare i Funko Pop a pochissimo prezzo. E in più in quel negozio dove potete comprare a pochissimo prezzo avete il 20% di sconto grazie al mio codice, ovviamente sul primo acquisto. Infatti come vedete la mia base è cambiata totalmente. Mi sono ammalato di collezionismo in un modo assurdo di Funko Pop. Infatti verso poco prima di quel periodo, poco prima delle Mystery Box, avevo già dei Funko Pop. Però non ero così malato di collezionismo. Infatti ultimamente sto spendendo veramente tantissimo sul collezionismo. Unboxing qua, unboxing là. A Natale in più ci sarà un unboxing speciale, quindi ragazzi mi raccomando. Per il resto ragazzi, dopo abbiamo fatto il nostro primo video su COD Mobile, dove abbiamo lanciato il nostro Nuclear. Ne ho fatti altri, però di video non li ho più portati ragazzi su COD Mobile, anche perché dopo è uscito Modern Warfare. Anche se comunque, secondo me, anche secondo le statistiche, è stato il miglior gioco mobile mai fatto, soprattutto di quest'anno. Per il resto veramente un Call of Duty vero e proprio ragazzi, è stato un Call of Duty che tutti aspettavano su console o comunque su computer, ma purtroppo è uscito solamente su mobile. Poi ragazzi abbiamo il video di quest'anno al Milan Games Week. Anche quest'anno siamo andati al Milan Games Week come l'anno scorso. Anche se vi ricordate l'anno scorso abbiamo partecipato a un evento veramente molto fantastico che vi consiglio di rivedervi. Quell'evento infatti siamo andati a fare un torneo su Black Ops 4 al Cold War Sioux, giocando insieme a dei youtuber famosi. Per resto comunque al Milan Games Week anche quest'anno ci siamo divertiti tantissimo. Purtroppo ovviamente siamo andati solamente io e Appo perché un po' il clan si è distaccato. Mi sono dimenticato di dirlo prima, durante il video del sushi che vi ho detto prima. Infatti se scendete qua vedrete, verso il periodo dell'All You Can Eat Sushi ragazzi, il nostro clan si è distaccato tantissimo. Ovviamente dopo questa piccola discussione in cui ci siamo divisi, abbiamo deciso di aggiungere un nuovo ragazzo al clan. Infatti è il ragazzo che avevo detto prima, Daniele. Questo ragazzo che era nostro iscritto ci aiutava veramente tantissimo nei video.
ci donava ed era veramente molto gentile con me, anche perché mi aiutava tanto negli altri giochi quando ero off camera, quindi quando non registravo. E allora ragazzi, io e Appo abbiamo deciso di aggiungerlo al clan. Infatti ultimamente giochiamo tantissimo con lui, quindi penso che quella decisione era più che giusta. Quindi, come ho detto prima ragazzi, eravamo al Milan Games Week solamente io e Appo, e abbiamo incontrato anche il Masseo. Infatti c'è una clip del Masseo in questo video, veramente fantastico. Abbiamo comprato tantissima roba e infatti anche un paio di Funko. Per il resto è stato un Milan Games Week veramente molto divertente, con meno esperienze rispetto al Milan Games Week dell'anno scorso, però è stato più figo perché abbiamo speso il nostro cash. Poi ragazzi, abbiamo un estratto di live sul buco nero di Fortnite, quando Fortnite ha fatto il cambiamento bestiale facendo uscire il suo capitolo 2 dopo ben 10 stagioni, oppure 11, adesso non mi ricordo. Insomma, abbiamo fatto questo video anche perché io le live di Fortnite le ho portate veramente tantissimo sul canale, ci ho passato veramente tantissimo tempo su quel gioco dalla season 3 fino alla season 6 o 7. Quindi ho detto, anche se dalla 7 in poi non ho più giocato a Fortnite, ho deciso di portarvi questo grandissimo cambiamento, questo grandissimo evento. Dopo il video evento, ragazzi, è uscito Modern Warfare. Abbiamo portato il nostro walkthrough della storia completa di Modern Warfare. Video abbastanza easy. Poi ragazzi, c'è stato il video reaction horror, dove abbiamo fatto la reaction a un paio di horror, io e Appo. E infatti, durante quel video ci sono entrati anche i ladri in casa. Tra l'altro mi dispiace che non è andato benissimo, però comunque ho deciso di lasciarlo sul canale perché è stata una reaction veramente epica. Subito dopo ragazzi abbiamo il primo video su Call of Duty Modern Warfare Multiplayer, cioè la nostra prima mimetica oro. Qui ragazzi vi avevo portato l'M4 d'oro, un video tanto bomba, anzi sta andando ancora bene adesso. Vedo che tantissime persone se lo stanno guardando e sono veramente molto contento perché, come sapete, ogni anno porto la Dark Matter, o comunque la mimetica finale, tutte le mimetiche oro di ogni COD. Quindi anche quest'anno lo sto facendo, anche se ho veramente pochissimo tempo perché da agosto ho iniziato a lavorare veramente tanto, quindi ho poco tempo da dedicare, però ci sto dando tutto me stesso. Anche quest'anno sicuramente la finirò, infatti dopo vedrete ci sono altri episodi oro. È l'unico problema rispetto all'anno scorso che qua le mimetiche d'oro sono molto molto più lunghe da fare. Dopo ragazzi abbiamo un altro walkthrough veramente assurdo, veramente bomba, cioè i 6 episodi su walkthrough di Death Stranding. Veramente un gioco che penso sia il miglior gioco che abbia mai giocato, ovviamente inteso di storia e tutto. Infatti c'è ancora qua la copertina, veramente un gioco bomba, mi è piaciuto davvero tantissimo, soprattutto è andato veramente da Dio anche sul canale, abbiamo continuato a crescere, come vedete anche di visualizzazione è andata una bomba, e vi ringrazio davvero tantissimo anche le persone che sono iscritte durante quel periodo. Infatti quest'anno abbiamo avuto ben 2 boom di crescita, sia Days Gone, che ci aveva fatto un bordello di iscritti, e sia Death Stranding. Infatti grazie a Death Stranding siamo arrivati a più di 900 iscritti. Anche se adesso ragazzi, di preciso, oggi che sto registrando, vediamo... Infatti in questo preciso momento voi non vedete, no non vedete, però siamo a 991 iscritti, quindi ci mancano solamente 9 iscritti al primo cap. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. A parte questo, dopo il grandissimo walkthrough di Death Stranding con un finale da lacrime, che ve lo giuro, a ripensare adesso al finale sto male, veramente bomba quel gioco, veramente un gioco bomba. Subito dopo comunque abbiamo un video su Modern Warfare, stavolta col primo pompa oro. Dopo ragazzi c'è stato un altro walkthrough, andato normalmente, discreto come walkthrough. Il gioco in questione era il nuovo Star Wars Jedi Fallen Order, un gioco molto molto figo, penso che sia il miglior gioco che abbiano mai fatto l'EA. E niente, questo è comunque andato abbastanza bene, io sono veramente molto molto contento, il gioco mi è piaciuto comunque, anche perché sono fan della saga di Star Wars e quindi vi consiglio di passare a vedere. Dopo ragazzi, come penultimo video, abbiamo il video sul nostro AK d'oro, solito video su Modern Warfare, e infine abbiamo un unboxing sul Funko Pop da 5 euro. Un altro unboxing dove ho trovato la mia prima chase. Se vi interessano i Funko Pop vi ricordo subito di passare a vedere, perché c'è anche il link in descrizione come vi ho detto prima.
Come ho detto prima, infatti, da quel periodo in poi, ragazzi, mi sono ammalato di collezionismo, di questi Funko Pop. Quindi li adoro veramente tantissimo, mi piace collezionarli, soprattutto perché potete collezionare tutti i personaggi dei vostri episodi preferiti di tutti i film, giochi, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, chi conosce Funko Pop li conosce. Quindi vi ricordo di passare a vedere anche questo video in cui abbiamo fatto questo unboxing. E come avevo spiegato prima, in quel video nella descrizione c'è sempre il codice sconto e ovviamente il link del negozio dove potete comprarli a poco prezzo. Per il resto, niente ragazzi, questo è stato il nostro terzo anno su YouTube. Io vi ricordo di lasciare un bel commentino se volete riguardo al video che vi è piaciuto di più quest'anno. E ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore, vi ringrazio tantissimo perché è stato un anno veramente molto molto bello. Siamo cresciuti veramente tantissimo quest'anno. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bellissimo like. E adesso a ripensarci ragazzi, mi sta venendo veramente tantissima nostalgia. Prima che mi deprimo, mi raccomando, iscrivetevi, condividete i video con i vostri amici, restate sintonizzati. E niente ragazzi, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille ragazzi.